Mandolini, come va la pescata? Stiamo andando forte, ragazzi! E allora, bentornati a tutti i pescatuber, coloro che amano condividere le loro pescate, le loro imbiancate, anche su YouTube. Incominciamo con questa pescata in notturna, alla ricerca di spigole, come avrete visto. Subito una prima cattura, intorno ai 7 etti, purtroppo non ho potuto riprenderla. E qui un'altra incannata. Come avrete capito dal titolo, oggi metteremo a confronto due tipologie di pesci, le spigole versus le orate, ma soprattutto due tipologie di tecniche, la passata con la bolognese e la pesca a fondo con l'arenicola. In questo caso dal mio amico è stato incannato un gran bel cefalo di circa una chilata. Chiaramente non è il nostro target, non siamo alla ricerca dei cefali, ma subito qui lo possiamo vedere in action con una bella spigola. Come di consueto, la spigola fa subito delle grandi fughe iniziali che rendono il combattimento molto più divertente, che viene chiaramente gestito molto bene dal mio amico con frizione ed azione di canna, per poi cercare di portarla al coppo. Nel frattempo che vi godete questa azione di pesca, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, per poterci poi confrontare in futuro sulle mie tecniche di pesca, ma anche conoscere le vostre. Quindi lasciate anche nei commenti le vostre domande, le vostre curiosità, in maniera tale da potervi poi rispondere. Non è piccola però, eh? No, no. Dai, là. Chiaramente la spigola è stata sovrastimata per via della sua caparbietà e prepotenza nelle fughe, ma poi alla fine si è dovuta arrendere e l'abbiamo portata al coppo. Bene, con questa ultima cattura decidiamo di andare in mare alla ricerca delle orate, quindi cambiamo tipologia di pesca, un magnifico albeggio. Qui il mio amico incomincia subito con una bellissima marmora. Bella marmorotta. Andiamo Mandolini. Mandolini on fire. E andiamo. Belle capocciate. Sembrate belle. Vai, vai, vai. Io aspetto, non mi muovo. Se riesci a portarla più su, ci casca dentro. No. Ma fa pure mezzo strappo. Ma vai, non ti preoccupare. C'è tutto il tempo che te pare. Come sempre, non mi stancherò mai di dirlo, nelle ultime fasi del combattimento bisogna sempre portare molta, molta pazienza e dare al tempo al pesce di stancarsi. Specialmente se è comunque un pesce di taglia. Qui parliamo di una bellissima orata intorno ai 900 grammi.
Ancora in action lui. Orada. Bella. Vai. Tira, tirala qua, tira qua, tira qua. Mandolini in action. Devo ammettere che il compare qui ha preso proprio il magic moment, stava on fire. Partivano canne a destra e a manca ed erano sempre le sue. Oh, guarda che spigola! Spigola! Vai! Altra bella spigola, intorno ai 7 etti. Qui la nostra pescata finisce. Come sempre vi invito a lasciare un like e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime pescate. Ciao!